Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, manda il tuo Santo Spirito a ciascuno di noi e il dono che hai fatto dell'effusione dello Spirito Santo non solo che non ti spenga, ma che arda sempre più fortemente nella nostra vita e determini nuove scelte, nuove situazioni di vita per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Benissimo, allora la volta scorsa abbiamo visto San Paolo e i suoi carismi e stasera vediamo i carismi in quanto tali. Abbiamo visto San Pietro come ha vissuto il suo apostolato attraverso i carismi, poi San Paolo e tutti gli apostoli di conseguenza. Gli apostoli non hanno fatto un apostolato di chiacchiere, di parole, non hanno fatto semplicemente la guida della Chiesa, hanno vissuto evangelizzando nella potenza dello Spirito. E il primo compito è loro testimoniare Cristo risorto con le parole e con le opere. Allora, vediamo sempre attraverso la Bibbia qualcosa di più approfondito sui carismi. Questo perché fatto l'effusione l'anno scorso l'abbiamo visto già, ma qui non si tratta di fare cultura biblica, si tratta di vivere i carismi, di riceverli e di metterli in pratica. Allora cominciamo, il primo testo che guardiamo questa sera è Isaia 11:1-2. Dice così Isaia, o meglio lo Spirito di Dio attraverso il profeta Isaia: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulio germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Per chi ha fatto la cresima con il vecchio catechismo, ecco il passo da dove vengono i famosi sette doni dello Spirito Santo che venivano, che erano la base del catechismo per la cresima di qualche anno fa. Uno può dire, ma questi sono sei, il settimo cuore, ci manca la pietà, e fanno sette. Allora, chi è, per capire bene questo testo, il germoglio che spunterà dal tronco di Jesse? Ricordate chi è Jesse? Jesse era il padre di Davide, il re, il futuro di Israele, grande carismatico. Dal tronco di Jesse, cioè dal discendente di Jesse, spunterà un germoglio, un virgulto germoglierà dalle sue radici, sul quale si poserà lo Spirito del Signore. Quando è che questa profezia si realizza? Con il battesimo di Gesù al Giordano, quando Giovanni Battista lo ha battezzato. Sul virgulto di Jesse, Gesù infatti, attraverso la linea materna di Maria, era discendente di Davide, del re Davide, su di lui si è posato lo Spirito del Signore. Bene, prendete i fogli. Anche per loro. Allora, stavo dicendo che stiamo vedendo nei carismi che ci sono tre passi fondamentali. Stiamo vedendo i doni dello Spirito Santo, quelli tradizionalmente intesi quando si fa la cresima tutt'oggi e il vescovo impone le mani per dare lo Spirito Santo ai ragazzi, menziona questi sette doni dello Spirito profetizzati. Isaia è vissuto circa 600 anni prima di Cristo, quindi oltre 2600 anni fa. E i sette doni dello Spirito, se uno vede quali sono questi doni, cioè sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza e timore del Signore, sono tutti doni che riguardano la persona nel suo, come si chiama, nel suo apparato interiore e nel rapporto con Dio. Per esempio, questo dice bene. Certo,
un tempo si leggeva la cresima con l'essere, diventare soldati di Cristo, combattere per il Signore ed essere forti in Lui. Beh, altro che soldati, in questo mondo che c'è adesso, le battaglie sono dure e durissime. Prendiamo uno di questi doni, il timore del Signore. Quando dice San Giovanni l'Evangelista che se uno teme Dio non è perfetto dell'amore, perché l'amore scaccia il timore, indica che questo timore del Signore non ci deve essere più in un'anima? Ci deve essere, perché il timore del Signore non è la paura di Dio, è la considerazione che Dio è Dio e noi siamo uomini. Lui è infinitamente grande, noi siamo infinitamente piccoli. Lui è il tutto, noi siamo il niente. Lui è il santo, noi siamo il peccato più marcio che esista, e così via. Quindi questa proporzione tra Dio e noi è necessarissimo che sia sempre presente. Faccio un esempio evidente, lo si vede nei funerali. Quando muore una persona che i parenti ritengono troppo giovane, c'aveva ancora tanti anni da vivere, doveva ancora vedere il nipote fare la prima comunione, oppure doveva ancora il figlio che si sposava. Dice, ha fatto male Dio a farlo morire così giovane, questo si intende. Chi dice che Dio ha sbagliato a fare una cosa non ha il timore di Dio e sbaglia, perché Dio ci risponderebbe, ma tu chi sei per metterti a competere con me? Io sono eterno, tu esisti da poche decine di anni, io reggo l'universo con la mia infinita sapienza, tu c'hai un cervellino piccolo piccolo pure bagato perché non capisci come stanno le cose, come ti metti a comportare con me, a competere, a combattere con me, a dirmi che ho sbagliato? Chi sei tu per dirmi questo? Immagini se un bambino di 3 anni dicesse al padre che torna al lavoro, tu hai sbagliato oggi a fare quel lavoro in queste condizioni. Il bambino si mette a ridere. Noi siamo molto meno di un bambino di 3 anni nel rapporto con Dio. Quindi il timore del Signore ci mette sempre nella giusta posizione nei confronti di Dio e ci impedisce di fare errori così grossolani. Certo che potete. Sì, va bene. Sperando che il caldo non... Proviamo a chiudere tutte e due quelle... Una la dobbiamo lasciare aperta, adesso non so quale sarà meglio, proviamo a lasciare aperto, ma tanto basta una, il rumore è lo stesso. Allora urlo più forte io. Va bene, allora, chiaro, questi famosi doni dello Spirito Santo, quelli della nostra cresima, per ricordare, sono tutti doni che ci mettono nel giusto rapporto con Dio. Per conoscere Dio non vale la scienza umana, occorre il dono dello Spirito Santo, lo spirito di conoscenza che ci fa penetrare chi è Dio, ma anche la persona stessa. Con la scienza umana del nostro prossimo possiamo conoscere il corpo, la sua composizione, un po' della sua psicologia, ma chi è che conosce il mistero della persona? Ci vuole sempre una illuminazione divina per capire chi abbiamo di fronte a noi. Voi coniugi, dite se non è vero che non basta una vita per conoscere il coniuge, per amarlo come è giusto che sia amato. Allora figuriamoci se non è necessario questo dono di conoscenza per penetrare Dio e l'uomo. E così, non parliamo del consiglio, stasera il consiglio. Quanti consigli a vanvera sono dati oggi?
è venuta una signora che il problema è che il marito si è andato di casa con un'altra donna, però è una situazione strana per cui lui non convive con questa, vive da solo. Allora quest'uomo, dopo un annetto che ha fatto questo passo, invece di essere aggressivo e violento nei confronti della moglie, ha cominciato a riparlarci in una maniera più umana, più dolce. Lei l'ha raccontato alle sue amiche, le sue amiche: no, tu lo devi trattare male perché ti ha fatto soffrire. Sarebbe a dire: devi fargli occhio per occhio, dente per dente. Ti ha fatto soffrire ingiustamente, adesso che lui cerca da te un po' d'affetto, tu dagli le mazzate. Quello è il criterio del mondo, occhio per occhio, indipendente. Il consiglio cristiano è che se lui adesso sta cambiando atteggiamento nei suoi confronti, è perché dentro di sé comincia a cambiare la sua idea, che forse non ha fatto tanto bene a lasciare la moglie, e sta vedendo che l'amante gli vuole molto meno bene di quanto la moglie gliene voleva. E allora sta facendo qualche passo di riavvicinamento. Se lei in questo tentativo timido di riavvicinarsi reagisce con le mazzate, lo scaraventa ancora più lontano, e quindi sarebbe un grosso errore. Le amiche le hanno dato quindi consigli anticristiani, non ispirati dallo spirito del Signore, ma ispirati dallo spirito del male. Allora il dono del consiglio è un dono spirituale importantissimo in campo cristiano, perché dà la via giusta alle persone da seguire. Allora, questi sono i 7 doni dello Spirito Santo. Però vedete, questo ripeto perché noi siamo stati formati con questa mentalità, con questa cultura religiosa, nel Nuovo Testamento non ci sono soltanto i doni dello Spirito, ci sono anche i carismi dello Spirito e il frutto dello Spirito. I carismi dello Spirito sono descritti nella prima lettera ai Corinti, capitolo 12, e il frutto dello Spirito è scritto nella lettera dei Galati, capitolo 5, versetto 22. Allora, vediamo, quindi, per quanto riguarda i doni dello Spirito Santo, cioè quello che porta lo Spirito di Dio quando viene in noi, c'è un'ampia raggiera di doni secondo le varie modalità, secondo la loro funzione. Bisogna conoscerli tutti quanti e vivere quello che il Signore ci dona. Ecco, nella prima lettera ai Corinti il discorso è ancora più esplicito. Chi ce l'ha, il consiglio a casa di leggersela per bene questo pezzo intero, capitolo 12, 13 e 14, perché prima San Paolo parla dei carismi, poi dice che il carisma più grande è il carisma dell'amore, poi dice come usare i carismi durante la riunione dell'assemblea. E così si può vedere come agli inizi si radunavano i cristiani, che cosa facevano, dato che il rosario non c'era, il libro della messa non c'era, la liturgia delle ore, quella dei salmi, non esisteva. Come si radunavano i cristiani? Che cosa facevano quando stavano insieme? E San Paolo descrive le riunioni dando delle piccole regole per come gestire i carismi durante la riunione della comunità di Corinto. Allora, quindi cominciamo con questo brano, Primo Corinti capitolo 12. Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito Santo di Dio può dire Gesù è anatema. Anatema significa è maledizione, cioè una cosa bruttissima, come se Gesù è Satana, ecco, una cosa del genere. Nessuno che è animato dallo Spirito Santo può parlare male di Gesù Cristo. Nessuno può dire al rovescio, in positivo, Gesù è il Signore, se non ha l'ispirazione dello Spirito Santo, perché che scoprire che Gesù è il Signore non lo si scopre attraverso un ragionamento, lo si scopre attraverso una rivelazione profonda dello Spirito di Dio. Per cui dire Gesù è il Signore significa essere sotto l'azione dello Spirito Santo. Poi, vi sono diversi carismi,
ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri che la conseguenza del carisma, il carisma abilita una persona a fare un ministero, cioè un servizio nella comunità cristiana, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Quanto è meravigliosa questa cosa di Dio, che è il più grande di tutti, ma nel suo tempo, dall'interno, opera tutte le cose in tutte le persone. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. E questo è il discorso che ci interessa, perché i doni dello Spirito Santo di Isaia sono doni per la persona. Questi carismi che adesso sono elencati invece servono per il prossimo. Allora, i doni dello Spirito per se stessi, i carismi dello Spirito per lavorare al bene del prossimo, per edificare la comunità cristiana, la Chiesa. Allora, quali sono questi che descrive San Paolo? A uno, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza, a uno, dallo stesso Spirito, la fede, a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discendere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Questo che vi dico stasera lo dicono pochissimi sacerdoti, quasi nessun vescovo, perché è una, chiamiamola, dottrina della Chiesa scomparsa nel corso dei secoli, perché i carismi dello Spirito non li vive più nessuno, pochissime persone. E questa è una delle note brutte della Chiesa dei nostri tempi. Allora, cominciamo a vedere alcuni di questi carismi per farvi capire bene com'è. Vi ricordate quando Gesù Cristo disse che se l'autorità civile avesse arrestato un cristiano, quello non doveva prepararsi un discorso di difesa facendo qualche ora di ragionamenti, perché dice lo Spirito Santo nel momento stesso vi ispirerà che cosa dire e come rendere testimonianza. Tant'è vero che nei cosiddetti atti dei martiri, noi abbiamo nella Bibbia gli atti degli apostoli, però ci sono anche conseguentemente altri libri che raccontano gli atti dei martiri, le azioni compiute dai martiri durante il loro arresto e martirio. Vi sono dei discorsi di sapienza bellissimi fatti dai cristiani arrestati davanti al giudice, davanti alla gente, oppure proprio in punto di morte per tutta la folla che era lì ad assistere al martirio del cristiano, da rimanere a bocca aperta, per quanto erano profondi e spontanei, con l'ispirazione fatta nel momento stesso dallo Spirito Santo alla persona che annunciava la parola. Questo è il linguaggio di sapienza. Parlare in maniera sapiente, qualcuno l'ha sperimentato sicuramente in piccolo, quando sarà capitato, non so, di incontrare una persona e avete provato a annunciare il Vangelo, vi vengono in mente delle parole da dire, delle cose, degli esempi da fare, che dopo che l'avete dette, dice, ma come ho fatto a dire quella cosa lì? Vi stupite di voi stessi per aver saputo dire così bene a quella persona il mistero di Cristo. Quello è proprio lo Spirito di Dio che ha ispirato al momento giusto la parola giusta perché poteste annunciare il Vangelo in maniera efficace alla persona. Linguaggio di sapienza. Non è possibile fare queste cose attraverso una ispirazione, un ragionamento umano. Se si fa così si perde la battaglia. L'anno scorso raccontai, non so se vi ricordate, lo racconto di nuovo, un fatto che mi capitò, che mi ha fatto capire benissimo questa cosa. Allora, facevo parte di un gruppo di preghiera, in questo gruppo di preghiera io
quei tempi ero in seminario, quindi frequentavo il gruppo d'estate quando facevo gli studi. Si era convertita una ragazza di circa 24 anni che proveniva da una famiglia di quelle comuniste di un tempo, di falce e martello, proprio anticristiana. Quella era vissuta in un ateismo e anticristianesimo totale, però attraverso dei fatti che erano successi si era accostata al Signore ed era entrata nel gruppo di preghiera, una conversione meravigliosa. Poi lei prese parte a una preghiera di liberazione fatta su una persona che aveva purtroppo problemi con le forze del male e da quella volta non frequentò il gruppo di preghiera più. Io ero in seminario, ero d'inverno, e ma com'è possibile questa ragazza, una conversione così bella, così grande, non possiamo lasciarla in mano a Satana, bisogna che questa ragazza ritorni nel cammino di fede. Il mese di giugno feci gli esami, il mese di luglio tornai a casa e mi disse di andare a trovare questa ragazza. Allora, sa com'è, seminarista, pieno di fresco di studi, sono stato un'ora e mezzo, due, a prepararmi il discorso, prendendo il passo biblico, il collegamento di qua, la cosa di là, e nella testa mi hanno fatto tutto il discorso, così che se lei mi diceva questo rispondevo in questo modo, se mi diceva così, tutto questo... questa preparazione metodica di come avrei affrontato il discorso con questa ragazza per riportarla al Signore. Allora vado, sono il campanello, mi apre, ciao Marco, vieni, vieni. Allora sono messa a sedere lì nella sala, era luglio, è un caldo un po' meno di questo, c'erano le finestre aperte, ma c'era l'afa. E allora devo cominciare a parlare, buio pesto, non mi ricordavo neanche una di tutto quello, di tutte le cose che avevo preparato in quelle due ore di preparazione, e dentro di me mi sentivo perduto, aiuto Signore, che devo fare adesso che non ricordo niente, e non capivo perché non mi ricordavo niente. Dopo aver gridato ma dentro me stesso, che non si sentiva niente, al Signore aiuto, mi venne il pensiero di quel cieco che sulla via di Gerico chiedeva la carità, e lì ci passò Gesù Cristo davanti. E allora dice, ma era una cosa che non avevo preparato, e comincia a dire, ma guarda, dice, tu sei come questo cieco che chiede la carità perché desiderava qualcosa che servisse per vivere, se doveva mangiare, anche un po' d'affetto da parte di qualcuno, stava lì, era cieco, non poteva far altro che chiedere l'elemosina per vivere. Ma che vita è una vita dell'elemosina? Gesù Cristo ha fatto molto di più, Gesù l'ha illuminato e gli ha fatto il miracolo di vedere con gli occhi. E raccontavo queste cose, mentre parlavo questa ragazza comincia a piangere, perché si sentì coinvolta nel discorso che era proprio lei, questo cieco che tendeva la mano per chiedere la carità a qualcuno, mentre invece aveva bisogno del Signore che gli dava molto di più che qualche spicciolo per vivere. Allora dissi, ma tu accetti Gesù come il tuo Signore, il tuo Salvatore? Sì, mi sono allontanata, non so neanche io perché, voglio tornare al Signore. Mentre diceva questo, le due finestre della sala, boom, sbatterono le une contro le altre, non c'era un filo di vento, si sentì come un brivido gelido. Lei stessa, che non era tanto esperta nello spirito, capì, qualcuno è andato via, e tornò in cammino di fede. E lì ho toccato con mano questa cosa: se uno predica col suo cervello non converte nessuno, perché nel migliore dei casi parli al cervello di quella persona. Se tu invece predichi ispirato dallo Spirito Santo, vai a toccare il cuore della persona e tocchi quelle corde che sono quelle necessarie per la sua conversione. Perché nessuno di noi sa
qual è la parola giusta che serve a quella persona per convertirsi, ma Dio lo sa. Quindi bisogna predicare e parlare ispirati esclusivamente dallo Spirito Santo se si vuole toccare il cuore delle persone per la conversione. Il resto è chiacchierologia, paglia, non serve perfettamente a nulla. Linguaggio della sapienza, linguaggio di conoscenza. Qualcuno di voi conosce la storia di Susanna nella Bibbia? Susanna. Si legge tutti gli anni, lettore. Susanna era una donna sposata, giudea, era molto bella e c'aveva nella sua città due giudici che esercitavano il giudizio, facevano le cause, dicevano tu c'hai ragione, tu c'hai torto, ma due giudici corrotti, che era una cosa normale allora e tutt'oggi. Sta la barzelletta che sta andando in giro su Facebook in questi giorni, c'è un carcerato che dentro la cella del carcere grida voglio parlare col mio avvocato, da un'altra finestra del carcere risponde sono qui, beh allora voglio parlare col giudice, dall'altra finestra del carcere anch'io sono qui. Tutti dentro stavano perché tutti corrotti, la cosa che sta venendo fuori in questi giorni nella magistratura. Allora, diciamo, questa Susanna era molto bella e questi giudici erano pure vecchi e zozzoni, avevano messo gli occhi su di lei, siccome faceva caldo, mettiamo questo caldo qua, lei andava per intercarsi un po' nella, chiamiamola, piscina della sua casa, che era tutta circondata da piante in modo che non si vedesse nulla, e faceva il bagno nuda. Sti vecchi andavano a guardarla, poi quando le ancelle di Susanna erano andate via, sbucano fuori dai loro nascondigli e dicono a Susanna o tu ti concedi a noi oppure noi facciamo finta che è venuto qui un giovane per avere un rapporto sessuale con te, noi l'abbiamo beccato sul fatto e quindi tu tradivi tuo marito con questo giovane e di conseguenza sarai messa a morte. Quindi con questo ricatto o ti facciamo condannare a morte per tradimento oppure ti devi consegnare a noi e noi stiamo zitti, non ti facciamo mettere a morte. Susanna che cosa fa? Dice preferisco morire ma senza peccare piuttosto che salvare la pelle e macchiarmi davanti a Dio la coscienza per sempre. E quindi lei accetta questa fine con questo processo farsa e questi due giudici arrabbiatissimi, perché di solito le donne cedevano, questa non aveva ceduto, erano più arrabbiati, quindi proprio dovevano fare la fine. A quei tempi la fine era per lapidazione, uccise in piazza dal popolo a sassate. E Susanna durante il processo non si difende, fa una preghiera a Dio, tu sai o Signore che io sono innocente, a te affido la mia anima. Che cosa succede? Ecco il linguaggio di conoscenza. Un giovane lì presente, che si chiamava Daniele, il futuro e grande profeta Daniele, dice io non sono colpevole di questo sangue innocente, voi se l'ammazzate sarete tutti colpevoli di questo sangue innocente. Perché sangue innocente? Ma no, dice vi dimostrerò chi è il colpevole. Allora che cosa fa? Lui fa dividere i due giudici e interroga l'uno, dice senti un po', tu che dici che questo giovane, che Susanna ha tradito il marito con un giovane, sotto quale albero hanno consumato il rapporto sessuale?
È sotto un lentisco. Va bene, fra poco riceverai la condanna che ti meriti per la tua menzogna. Poi fa venire quell'altro che non aveva sentito. Di un po', tu sotto quale albero l'hai visto Susanna consumare il tradimento al marito? Dice il nome di un'altra pianta. Allora la gente si accorge che hanno detto una bugia questi due giudici e loro vengono ammazzati a furor di popolo e Susanna salvata. Che cosa ha salvato Susanna dalla morte? La parola di conoscenza che Dio aveva dato a un ragazzetto, Daniele, la quale gli aveva fatto capire lo svolgimento dei fatti senza essere stato presente. Questa è la parola di conoscenza. Sapere le cose per via divina, ispirato dallo Spirito Santo. Poi, adesso spiegarli tutti e nove è lungo, ecco, il dono delle guarigioni. Vi faccio notare queste cose, non so se avete mai notato. Faccio l'esempio di Pietro e la Madonna. Pietro aveva il dono delle guarigioni? Sì o no? Beh, abbiamo detto due volte fa, guardi il miracolo che ha fatto Pietro. Ma Pietro aveva questo dono anche prima che di ricevere lo Spirito Santo a Pentecoste, perché Gesù, quando lo mandò per la prima volta insieme agli apostoli due a due ad annunciare il Vangelo, già aveva ricevuto da Gesù Cristo il potere di guarire i malati e di liberare i posseduti. Era pochi mesi che seguiva il Signore, non conosceva la teologia, ha fatto soltanto il marinaio, pescatore. La Madonna in terra e in cielo ha avuto il dono delle guarigioni? No, mai. Ma chi era più santo, Pietro o la Madonna? Non c'è paragone. Quindi avere un carisma non significa essere più santo di un altro. Significa avere un compito diverso da un altro, ma la santità è un'altra categoria, un altro capitolo della vita cristiana. La Madonna pregava per le guarigioni e le otteneva tutte attraverso il suo figlio Gesù Cristo, ma lei di suo non ha mai esercitato una guarigione diretta. Allora la stessa cosa per quanto riguarda gli esorcismi. Pietro era esorcista? Sì, aveva ricevuto da Gesù Cristo il potere di cacciare via le spirite del male, il carisma, il potere significa il potere dello Spirito Santo, il carisma. La Madonna era esorcista? No. Eppure ha schiacciato la testa del serpente, sicuramente in maniera più efficace di Pietro. Pietro ha cacciato via qualche spiritello da qualche posseduto. La Madonna ha sconfitto l'impero del male, ma l'ha fatto con carisma dell'esorcismo o l'ha fatto con la sua santità? Con la santità. Però se c'era un posseduto e lo portavano al gruppo dei dodici e c'era presente anche la Madonna, gli apostoli facevano l'esorcismo, la Madonna si metteva a pregare perché l'esorcismo funzionasse. Non faceva il comando allo spirito del male da Dio mandare via gli spiriti. Per questo torna il discorso, dice che a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per il bene comune. Non tutti hanno gli stessi doni, ognuno il suo, e in quel dono dato da Dio lì bisogna trovare la propria santità esercitando bene quel dono. Allora vi faccio una domanda ancora: Padre Pio era santo perché aveva tanti carismi o era santo per come li esercitava? Perché se uno avesse ricevuto da Dio carisma dell'esorcismo, della guarigione, della parola di conoscenza, della... e poi se ne frega, dice, ma chi me la fa fare a combattere quegli spiriti che dopo mi fanno vendetta e mi fanno soffrire? Ecco, quando la gente è malata, che non posso guarire uno, gli altri, che se ne frega.
Uno può aver ricevuto da Dio tanti carismi, ma se non esercita bene, fino al sacrificio eroico, che serve? Padre Pio era santo per come esercitava i carismi. Era santo perché se anche la Chiesa aveva tolto per 2 anni e mezzo il permesso di confessare e di dire la messa, lo sapevate questo? Si chiama sospensione divinis, che è il più brutto intervento ecclesiastico fatto contro il sacerdote. Dice, tu sei talmente marcio che non puoi manco celebrare la messa, talmente marcio che non ti faccio confessare, se no chissà che cosa gli dici tu al penitente e come lo guidi male. 2 anni e mezzo lui con tutto, e lui ha obbedito e ha continuato la missione in preghiera e soffrendo con la bilocazione, andando e esercitando gli altri mezzi che il Signore gli aveva dato, ma non si è fermato. Padre Pio ha detto, beh, qua la Chiesa mi perseguita, a me ne frego, me ne sto a dormire in camera mia, tanto la colpa è loro. Non ha fatto questo, ha continuato a esercitare il suo carisma con l'eroismo anche sotto la persecuzione ecclesiastica. Allora, quindi, l'esercizio dei carismi non dà la santità. La santità è data nel come i carismi sono esercitati. E qui si aprirebbero tante altre porte. Può uno pregare i malati per la guarigione dei malati senza fede? Può uno avere da Dio il dono di pregare della guarigione dei malati e poi non c'è la fede? È come se uno avesse ricevuto il regalo della Mercedes e non c'è la patente, non la puoi guidare. Per poter guidare un mezzo importante della patente, e poi devi saperla usare pure. I carismi implicano fede, speranza e carità da parte di chi li deve usare, ed è fede in maniera eroica, cioè che se anche devi soffrire per usare i carismi li usi lo stesso, ma non ti tiri indietro. Bene, allora, dono delle guarigioni. Avete visto, quindi San Paolo parla del dono delle guarigioni ai Corinti, a gente normale, non sta parlando in un seminario ai seminaristi che stanno per diventare sacerdoti, sta parlando agli uomini e donne sposate, ai ragazzi, ai giovani, a chi lavorava al porto per scaricare le cassette di pesce, a chi andava con la nave come marinaio, a queste persone qui parlava. Dice, Dio i suoi carismi non li dà secondo il criterio ecclesiastico, li dà a chi vuole lui. Guarda, tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole lui, lo Spirito, non come vogliamo noi, non come noi crediamo che sia meglio. Lo Spirito Santo sa lui a chi dare i carismi. Nel corso della storia della Chiesa sono sbucati fuori i carismi più dalle persone più strambarate, umanamente parlando. Santa Teresa d'Avila, detta Teresona, Teresa la Grande, l'altra è quella francese, Teresina di Lisieux, questa era d'Avila, era spagnola. Quando era venuta alla Santa Sede notizia di una donna che ci aveva le estasi, le visioni, questa qui fu oggetto di una andò il messo del Papa, un cardinale, per fare la verifica di Santa Teresa d'Avila e dei suoi carismi. Questo tornò dicendo al Papa che Teresa d'Avila era una donna disobbedientissima e pazza. Adesso è santa. I libri che ha scritto sono grandi manuali di spiritualità cristiana. Com'è questo giudizio, il perfetto contrario di quello che era questa donna?
Dio ha dato dei carismi a Teresa d'Avila, per i quali lei ha vissuto uno stadio di vita spirituale altissimo, non capito da quelli che avevano autorità ecclesiastica, ma non avevano la capacità di comprendere e vivere i carismi. Chiaro? Per cui si dice che la Chiesa, i santi, quando sono vivi li perseguita, quando sono morti li canonizza. E sarà sempre così. Se uno popolarmente a messa si va una volta a settimana, la domenica, no? Se uno ci va tutti i giorni, quelli che ci vanno la domenica come giudicano quello che ci va tutti i giorni? Che è un bigotto, perché non serve andarci tutti i giorni, basta una volta a settimana. Con i giovani è lo stesso, noi abbiamo due casi di ragazzi e ragazze, no, bravi, bravissimi, che venivano al gruppo dei giovani 2-3 volte a settimana, facevano servizio, catechismo, praticamente stavano quasi tutti i giorni in parrocchia, che i genitori hanno detto: basta, dove vai, che fai? E che ti devi fare, suora? E che devi fare, prete? Basta la messa domenica, non ci devi andare di più, perché la vita non è quella, la vita è lo studio, il lavoro, che prendi tempo in parrocchia. Quindi ci sono dei genitori che non si sa che pagherebbero perché i figli vadano un po' in parrocchia, i figli stanno in mezzo ai delinquenti nella sala giochi all'isola pedonale, e quegli altri che troppo, per carità, bisogna fargli fare la vita laicista, non laica, stare lontano dalla Chiesa perché è troppo. Perché chi non prega o chi prega poco non capisce chi prega molto, è una pazzia per lui e lo giudica male, e se ha autorità perseguita. Così i santi, per forza di cose, durante la vita terrena sono sempre non capiti e perseguitati, dopo morti canonizzati. Allora, perché San Paolo distingue qui il dono delle guarigioni dal potere dei miracoli? Questa è una cosa abbastanza facile, l'ho detta altre volte. Perché? Perché il dono delle guarigioni si riferisce alla malattia del corpo, il fare miracoli si riferisce a segni sulla natura. Gesù che camminava sul mare in tempesta e non ci affondava, o il mare che si calma e il vento smette di soffiare a un comando del Signore: taci, calmati, e si fa la bonaccia sul mare in tempesta. Non sono guarigioni questi, sono segni sulla natura. Quindi esiste un carisma che riguarda il comando sulla natura, sulle forze della natura. Miracoli. San Giacomo della Marca doveva attraversare un pezzo di mare, non c'aveva la barca, non c'aveva niente, erano in due i frati. Lui che fa? Prende il suo mantello, lo mette sopra l'acqua e con una mano lo tiene, una parte stava stesa sull'acqua e un'altra stava alta, perché lui teneva. Dice: sali, fa salire sul mantello il suo frate, con cui faceva il viaggio, e su questa specie di barca a vela fa una traversata del mare fino all'altra parte. San Giacomo della Marca ha fatto così. Aveva quel potere sulle forze della natura e la comandate. Poi la profezia, per noi profezia significa prevedere il futuro. La profezia della Bibbia invece significa vedere in anticipo lo svolgimento della storia della salvezza. Per cui le profezie prima di Gesù riguardano Gesù, le profezie dopo di Gesù Cristo riguardano la storia della Chiesa del mondo, e il libro profetico precedente della Bibbia è l'Apocalisse, che finisce col capitolo 21 col trionfo della Gerusalemme celeste e la sconfitta definitiva della grande Babilonia, la città nemica di Dio e della Gerusalemme celeste.
Esiste quindi la profezia nei nostri tempi? Nella Bibbia avete presente qualche esempio di profezia, anche che non sia proprio strettamente legato allo svolgimento della storia della salvezza? Qualcuno ha letto gli Atti degli Apostoli, si ricorda qualche esempio di profezie? Uno dei profeti del Nuovo Testamento vede in una casa una cinta, se la mette e dice, la cinta, o meglio, l'uomo a cui questa cinta appartiene sarà legato e portato prigioniero a Roma. Questo profeta non lo sapeva, stava parlando di San Paolo, che di lì a poco viene arrestato e va prigioniero a Roma. Sempre questo profeta ebbe dal Signore la profezia di una grande siccità che avrebbe colpito, oggi diremo noi, il Medio Oriente, cioè lo Stato di Israele e i dintorni, la Palestina. Questa cosa avvenne sotto l'imperatore Claudio e San Paolo organizzò una grande colletta di soldi e di beni alimentari da mandare ai cristiani di Gerusalemme e dintorni per salvarli dalla fame conseguente alla siccità. In base alla profezia si poterono preparare per affrontare e sopravvivere a quel dramma che avrebbe seguito. Il dono della profezia quindi è utile oggi per affrontare le situazioni del mondo in cui viviamo. È un altro carisma importante. Poi il dono di discernere gli spiriti, il dono di discernimento. Quanto è importante questo dono? Anzi, questa dovrebbe essere la chiave per tutti quanti gli altri. Il discernimento consiste nel capire se l'origine di un fenomeno viene da Dio, viene dal maligno o viene dal nostro io, in genere dalla natura. Se uno è in grado di capire queste cose, non sbaglia quando affronta le situazioni. Se uno non è in grado di capirlo, fa delle grandi cavolate. L'esempio classico stiamo vivendo col fatto proprio della preghiera sui malati. Ci sono delle malattie che hanno i sintomi di una malattia fisica, ma la loro origine non è fisica, bensì diabolica. Ecco, quella stampella appiccata è l'esempio di questa cosa che vi ho detto. La signora Luisa, che venne nel 2007 a chiedere la guarigione, aveva dei forti dolori alla schiena, non poteva camminare, per camminare ci voleva il bastone e due persone che la tenevano sotto braccio, altrimenti si cascava. Erano 4 anni che soffriva giorno e notte di questi dolori, una tortura che non finiva più. Aveva girato tutti i dottori, i professori per capire qual era il male che gli causava questi dolori. Nessun dottore era riuscito a diagnosticare quale fosse la malattia che la faceva star male. Quando gli davano antidolorifici e antinfiammatori per lenire il dolore che c'aveva, queste medicine non gli davano effetto. Se raddoppiavano la dose per fargli fare effetto, non sentiva effetto nemmeno, il dolore era sempre la stessa intensità. Per cui questa donna alla fine seppe di un incontro di preghiera che si faceva a quei tempi gloriosi al palazzetto dello sport qui a Martinsicuro, e venne per chiedere al Signore la grazia perché andasse via questa sofferenza. Mi ricordo la prima volta che la vidi, che si avvicinò, io ci avevo l'olio contro gli infermi per fargli il segno della croce sulla fronte, non fece in tempo a toccarla che lei gli dava stesa per terra in crisi alla possessione diabolica.
due persone l'alzarono, la portarono via, fuori, perché permettere al diavolo di togliere vittoria all'assemblea è un errore tecnico di guida delle assemblee. E poi, finito l'incontro, disse a questa signora di venire settimana dopo in parrocchia per affrontare questo problema. Nel frattempo preghiere su preghiere su preghiere. Quando venne la domenica sera questa signora, venne con la figlia e col fidanzato, che la portarono sotto braccio, col bastone, li siamo messi in quella cameretta più in fondo, 3 ore di preghiera. Non vi dico che cosa è successo in quelle 3 ore. Alla fine ero distrutto, non riuscivo più né a tirar fuori la voce, neanche a fare un pensiero, perché era spremuto come un limone da quella preghiera. Però la signora si sentiva bene e disse: ma Don Marco, io non sento i dolori più alla schiena. E disse: alzati, disse io, alzati, così disse, scendeva la voce. Quella si alzò, meravigliata, perché dopo 4 anni non sentiva più nessun dolore. E adesso che faccio? E come che fai? Cammina, perché abbiamo pregato per questo, sono 3 ore stiamo a pregare che tu guarisci. E se mi casco? Ma insomma, abbi un po' di fede, cammina nel nome di Gesù, disse. Comincia a camminare qui in chiesa, poi man mano che cammina vede che va bene, perché il dolore non lo sente più, la stabilità ce l'ha. Alla fine si mette a correre, alza le braccia, lode gloria a te Signore, grazie, alleluia, che mi hai guarita. Ha lasciato una stampella come ricordo di questa grazia. E dal 2007 ad oggi non ha avuto più dolori alla schiena, sono di una guarigione consolidata, sono 12 anni che non ha avuto più questo problema. Qual era il problema di questa signora? Il problema era la mamma, che era un'appassionata di occultismo e che ha portato la figlia fin da piccola in giro per i maghi, per i gruppi di spiritismo dove andava lei. Poi quando crescendo sta ragazzina andava al catechismo, al catechismo ha saputo che la magia era peccato e ha avuto anche dei bravi catechisti che hanno spiegato bene, lei si è distaccata da quelle cose, la mamma è rimasta sempre attaccata all'occultismo fino a quando è vecchia, non è famosa la morte, perché ormai spero che si sia pentita almeno in punto di morte, e la figlia ha portato addosso per anni le conseguenze della passione occultista della madre fino a questa liberazione. Allora ecco il discernimento degli spiriti. I dottori che hanno curato questa donna non avevano il discernimento degli spiriti, l'hanno curata soltanto per una malattia naturale, un dolore alla schiena, e non sono riusciti a far niente di nessun genere, nessun risultato. E questa cosa qui, se vale per i dolori alla schiena, vi assicuro che vale molto più per le depressioni, per gli esaurimenti nervosi, per le crisi di fobia, per tutte le grandi categorie di malattie mentali. Se non si ha il discernimento degli spiriti, come si fa a capire quando uno sta male di testa non per motivo naturale, cioè qualche neurone che si è deteriorato, non so che cosa, ma perché c'è una forte del male in azione che lo fa sentire così quella persona? Come si fa a capirlo? Per cui questo dono è necessarissimo ed è la base per l'esercizio degli altri doni. Chi ha un'autorità e una responsabilità in campo cristiano, in campo familiare, quello che sia, non può non avere il dono del discernimento degli spiriti, per quanto è importante. Gli ultimi due doni, la varietà delle lingue, quello che abbiamo detto che gli apostoli avevano avuto tutti quanti una lingua propria, accesa di fuoco. E un altro, l'interpretazione delle lingue, che quando si parla in lingue, la stessa persona che parla in lingue non sa quello che dice dal punto di vista razionale del cervello, però sa che sta pregando in maniera profonda. Allora il Signore dà il secondo carisma a un'altra persona che ha la capacità di capire quello che la persona che parla in lingue dice al Signore quando prega, ispirato dallo Spirito Santo. Bene, allora queste cose qui erano tutte presenti nella comunità di Corinto, e nel capitolo 14 della prima lettera ai Corinti di San Paolo
spiega come esercitare i carismi, come devono essere usati durante una riunione dell'assemblea. Questa cosa qui oggi non esiste più, da secoli che non esiste più un incontro di un gruppo che si riunisce nelle modalità in cui si riunivano i primi cristiani. Perché? Perché l'uso dei carismi è scomparso. Allora una cosa importante è la riscoperta e il risveglio dei carismi. Se queste cose vengono fuori, allo spirito del male saranno date delle mazzate molto più dolorose e si conquisteranno anime e petti del regno dei cieli per noi. L'ultimo gruppo è quello del frutto dello spirito, capitolo 5, che dice così, lettere Galati: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dono di sé. Altri 9 carismi, doni dello spirito elencati, però guardate, presentati al singolare, non dice i frutti dello spirito sono, ma dice il frutto dello spirito è, 2 punti, tutte queste cose. Perché dice così San Paolo? Perché dice che quando viene lo Spirito Santo in una persona, qui non è come quello dei Corinti per cui a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito e bene comune, no, qui siano tutti, perché sono, non sono carismi per lavorare per il prossimo, sono doni che vengono nella persona per il semplice fatto che lo Spirito Santo è venuto ad abitare nella persona stessa. Cioè uno che ha lo Spirito di Dio in sé non può non amare, perché la prima cosa che ti fa fare lo Spirito Santo quando viene in te è amare Dio e il prossimo. Uno che ha lo Spirito Santo in sé non può essere triste, perché lo Spirito Santo è gioia. Uno che ha lo Spirito Santo in sé non può essere senza pace, angosciato, tormentato, perché lo Spirito Santo ti porta la pace. Se non c'è la pace ma sei nel tormento, qualcosa non va, non sei sotto l'azione dello Spirito Santo ma di qualche altra cosa. Allora bisogna correggersi e mandare via quello che non è Spirito di Dio, e così per tutte le altre cose. Quindi lo Spirito Santo ti fa essere magnanimo, ti fa essere benevolente, volere il bene, ti fa essere buono, ti fa essere fedele, ti fa essere mite, ti dà il dominio di te stesso. Quando è bella questa realtà, il dominio di te stesso non proviene dal training autogeno che fanno gli atleti quando si fanno la meditazione prima di una competizione sportiva. Il dominio di te stesso dipende dal fatto che tu hai lo Spirito di Dio in te stesso, e allora puoi dominare che cosa? La testa con i pensieri, la lingua con le parole, le cose più difficili in assoluto che esistono da dominare in una persona. Bene, adesso basta, perché abbiamo scavalcato di gran lunga il tempo a disposizione. Le domande per questa catechesi sono queste 2: riconosci in te il frutto dello spirito? Questo abbiamo appena spiegato. Sì o no? Sì, fino a che punto? Seconda domanda: qual è la tua manifestazione dello spirito per il bene comune? Abbiamo individuato il carisma che il Signore ci ha dato per lavorare per il prossimo, per costruire la Chiesa. Qual è il nostro carisma? Come ci vuole utilizzare il Signore per fare del bene agli altri? E qui si tratta di carismi, non si tratta di talenti di natura. Io so cantare e canto per il Signore. Non è questo. Quale dono soprannaturale mi ha dato il Signore per poter fare del bene agli altri? Signore, ti preghiamo che ognuno scopra i suoi carismi e il frutto dello Spirito Santo deposto in noi diventi grande, Signore, si amplifichi, possa prendere possesso della tua esistenza, possa essere questo tuo popolo un popolo carismatico, pieno dei tuoi doni, al tuo servizio e alla tua gloria, Signore Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.